Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo un primo piatto a base di pesce. Andiamo a vedere gli ingredienti e come io so fare. Allora, ho comperato dei fusilli della De Cecco, che secondo me è la pasta migliore in Italia. Primo perché sono nati in Abruzzo, anche se sono figlia di veneziani, e poi perché comunque è la pasta più buona d'Italia. Poi ci sono dei pomodorini datterini, tre zucchine tagliate a dadini, dei gamberetti già lessati e sgusciati, del pepe, dell'olio, del sale, del basilico e dell'aglio. Andiamo ai fornelli. Ho messo un filo d'olio, mettiamo due spicchietti d'aglio, li facciamo rosolare. Dopodiché, quando l'aglio è rosolato, lo leviamo. Eccoci qua, il nostro aglio è inghiottito, lo leviamo. Mettiamo un attimo qua. E aggiungiamo le nostre zucchine, sono tre, sono piccine, tagliate a dadini. E le facciamo rosolare. Aggiungiamo qualche fogliolina di basilico spezzettata e facciamo rosolare bene, perché tanto sono tagliati a dadini, quindi faranno anche presto a cucinare, a cuocersi. Diciamo. Nel frattempo ho messo una bella pentolona con dell'acqua e del sale e la portiamo a ebollizione. Aggiungiamo un po' di sale, dopodiché aggiungiamo i nostri pomodorini datterini tagliati a metà, che danno anche quel bel colore. Guardate che bello. Li facciamo andare ancora per qualche minuto. Aggiungiamo un po' di pepe. E mescoliamo. Buttiamo 250 g di fusilli. E fra 11 minuti sono pronti. Tengo qua le nostre zucchine con i pomodorini, stanno cucinando e dopodiché vi faccio vedere. Eccoci qua. Aggiungiamo i nostri gamberetti, facciamo andare per qualche minuto perché sono già sbollentati. Eccoci qua, il nostro condimento è pronto, spegniamo la fiamma e aspettiamo che cucina la pasta, dopodiché andiamo a impiattare. Eccoci qua, andiamo a scolare la nostra pasta. Eccoci qua, abbiamo buttato la nostra pasta. Mescoliamo e adesso andiamo a impiattare. Aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva, mescoliamo bene e andiamo a impiattare. Ed eccoci qua, i nostri fusilli con pomodorini, zucchine e gamberetti sono pronti. Guardate che belli e che profumo. Andiamo qui, vi ricordo che dovete andare sempre su YouTube, cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella e io vi terrò sempre aggiornati. Adesso io vi saluto e vi mando un bacio. Ciao, alla prossima!